Parata di grandi campioni dello sport al servizio di un progetto sul fair play ideato da Città Metro di Firenze per la correttezza nel gioco e nel tifo. Nella sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi ha presentato l'iniziativa Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana delegato allo sport. Con lui anche Domenico Lapenta per il CONI, Gianni Taccetti per i veterani dello sport, Giovan Paolo Innocenti per gli Azzurri d'Italia e Lussi. Il progetto si prefigge di costruire con lo sport i cittadini di domani e quindi noi vogliamo provare a vedere di educare attraverso anche le storie del passato dei nostri campioni che si sono messi a disposizione e raccontare con la loro presenza che lo sport può davvero far diventare i cittadini di domani più solidali, più inclusivi e più, come dire, più rispettosi di quelle che sono le regole. Tra gli atleti presenti anche l'ex calciatore di Fiorentina ed Empoli Manuel Pasqual, Vincenzo Luciani, allenatore nella Hall of Fame del baseball, Alexandra Cotti, tre volte campionessa d'Italia e due volte vincitrice della Coppa Campioni da giocatrice. Altri hanno lanciato un messaggio video come il tiratore Lorenzo Bacci, uno dei 10 atleti della città metropolitana presenti alle ultime Olimpiadi di Tokyo, o il ciclista Alberto Bettiol, o Liam Udom per il basket, cresciuto nella Suncat, Filippo Megli per il nuoto. Gli atleti andranno in incognito tra maggio e giugno a visionare una partita di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni di uno sport diverso da quello della propria disciplina e dovranno segnalare il gesto più eclatante di sportività e fair play. Quindi faccio un esempio, un pallanuotista non lo manderemo mai a vedere una partita di pallanuoto perché si dà per scontato che nel mondo della pallanuoto sarà riconoscibile e quindi è un modo di valorizzare ancora una volta i campioni di ieri e soprattutto di avere da loro la possibilità di misurare quello che accade nel campo perché loro sanno che cosa vuol dire il fair play, l'hanno provato sulla loro pelle e sarà un modo anche di portare un messaggio ai ragazzi di domani che si può essere sportivi e campioni mantenendo e rispettando soprattutto alcune regole. La società vincitrice riceverà un premio in denaro per ristrutturare il proprio impianto sportivo, purché con lavori eseguiti con un impatto sostenibile. Praticamente ci sarà una sorta di referto e alla fine vincerà chi avrà avuto il comportamento più virtuoso. Quel contributo che la città metropolitana metterà come premio dovrà essere investito per efficientare e migliorare la qualità dell'impianto sportivo e soprattutto perché tutto questo resti comunque un bene per tutti. Sì, ora andare a giudicare, no? Quelli che sono gli altri sport poco importa perché tanto di fair play si parla, è una lingua comune a tutti gli sport. Spero di trovare difficoltà a scegliere quello che è diciamo, il ragazzino o la ragazzina da nominare. Intanto ringrazio la città metropolitana per l'invito a partecipare a questa manifestazione che seguendo le squadre del territorio c'è la possibilità di votare chi si comporta meglio in campo, fuori e penso che il valore dello sport e il valore del fair play deve essere una cosa che piano piano nel tempo, visto che questi ragazzi saranno il futuro della società del domani, possa attraverso lo sport, attraverso il comportarsi bene, possa essere da traino per una società migliore.